Basta un gol di Solini in apertura di gara per avere la meglio di un Piacenza poco incisivo. L'Arezzo prosegue la sua marcia trionfante in casa, dove ha fatto più punti anche della capolista Alessandria. Ben 19, solo il Como è riuscito a strappare un punto al Comunale. Con l'assenza di Yanga, Sottili cambia modulo, Foglio ed Efeudis davanti alla difesa, Grossi, Berzotti e Arcidiacono alle spalle dell'unica punta Polidori, l'ex Moscardelli parte dalla panchina. Sottili aveva chiesto un gol su angolo e puntualmente arriva, sugli sviluppi di un corner, Grossi crossa in aria, il portiere Mioghi respinge corto e Solini la mette in rete. Primo in amaranto per Solini, il terzo gol in carriera, non segnava da 2 anni. L'Arezzo costruisce la partita su questo gol, gli amaranto arretrano e con grande intensità non lasciano varchi a un Piacenza stranamente con poche idee. Con questi 3 punti l'Arezzo vola a quota 25, al terzo posto solitario. Secondo tempo siamo stati ordinati, abbiamo avuto una pecca, abbiamo sbagliato qualche ripartenza di troppo quando potevamo mettere in condizione un giocatore di trovarsi davanti al portiere. È chiaro che quando trovi un avversario con tanti centimetri come il Piacenza, nei minuti finali dove vanno a buttare questa palla, dove arrivano anche sull'esterno e riescono a mettere qualche pallone dentro, qualcosa concedi, qualche situazione magari sporca, perché occasioni pulite, nitide, non ne hanno avute, però abbiamo saputo soffrire, come c'era successo anche a Livorno, come c'era successo poi dopo anche nei minuti finali a Pistoia, perché le occasioni da gol le avevano avute prima, non le avevano avute nei minuti finali, quando invece a 30 secondi alla fine siamo poi capitolati. Però in tanti piccoli particolari abbiamo ancora la necessità di migliorare, perché questa è una squadra che ha la possibilità per poter soffrire ancora meno rispetto a quello che ha sofferto oggi contro un ottimo avversario, perché il Piacenza mi ha veramente fatto un'ottima impressione, sia dal punto di vista delle idee, della qualità della manovra, ma anche dal punto di vista della tenuta atletica, e questo dà ancora più importanza a questi 3 punti.